Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Aveva soltanto 17 anni Michelle Maria Causo, viveva nel cosiddetto Bronx di Torre Vecchia, periferia ovest della capitale, ed è stata uccisa a coltellate da un coetaneo che viveva nel vicino quartiere di Prima Valle. E questo non è soltanto l'ennesimo caso di femminicidio, il che già sarebbe di per sé estremamente grave, ma è anche un delitto, un omicidio che è maturato in un contesto sociale particolare su cui oggi noi vogliamo provare a portare l'attenzione, domandandoci che cosa sta accadendo alle nostre periferie, a quei sobborghi da cui evidentemente abbiamo distolto lo sguardo e dove il degrado, l'emergenza abitativa fanno il paio con l'inazione e l'indifferenza delle istituzioni. Allora ne parliamo, facciamo questa riflessione con il professor Carmelo Albanese, cui do il benvenuto, filosofo, dottore di ricerca in urbanistica all'Università La Sapienza. Lui abita nel quartiere di Prima Valle, da cui proveniva il ragazzo, che il presunto omicida di Michelle Causo, ed è un quartiere cui ha dedicato la sua tesi di dottorato. Professor Albanese, è un piacere averla qui con noi. Grazie, grazie a voi di avermi chiamato. Allora, grazie a lei per la sua disponibilità, le chiedo un istante di pazienza perché nel frattempo il nostro Simone Lombardo proverà a ricostruire i fatti, quello che è accaduto mercoledì scorso. Simone, a te. Gabriella, una lite forse per un piccolo debito, meno di 30 euro, poi il massacro. Michelle avrebbe combattuto fino all'ultimo per evitare le coltellate del suo coetaneo, dopo averla uccisa. Il 17enne l'avrebbe nascosta in una busta della spazzatura e trasportata su un carrello della spesa vicino ai cassonetti, abbandonandola poi per strada. La madre della ragazza non si dà pace, me l'hanno massacrata, ha detto, è convinta che il ragazzo di origine srilankese sia stato aiutato da un complice perché di corporatura troppo esile. Le sue parole sono state: non può aver fatto tutto lui, tutto da solo. Ecco, questo Gabriele. Grazie, grazie Simone. Professor Albanese, le chiedo subito se quello che dicevo in apertura secondo lei è giusto, cioè che non si può comprendere quanto è accaduto man mano che si farà luce se non andando a guardare ai luoghi, al contesto sociale dove i fatti si sono verificati. Beh, certamente è importante guardare i luoghi perché è il posto dove, diciamo, il fatto si genera, quindi non si può prescindere dai luoghi. Tuttavia sarebbe abbastanza così riduttivo chiudere nell'etichetta Prima Valle, malessere, disagio, tutta la vicenda. Prima Valle poi tra l'altro è un quartiere abituato, alle spalle grosse potremmo dire, perché è sempre stato un po' abituato ad essere stigmatizzato dal caso Anna Bracci del 1950 fino a, diciamo, ai giorni nostri, a un po' di tempo fa. In realtà non è proprio così, cioè questo malessere che nei luoghi si manifesta, che molto dei luoghi ci racconta, però non tutto ci racconta di questi luoghi. Nella mia tesi di laurea io proponevo addirittura, nella mia tesi di dottorato, proponevo addirittura di ripartire dalle borgate ufficiali di Roma e in particolare da Prima Valle, che conoscevo meglio delle altre, per ritrovare il sentimento di città. Perché questo? Perché in questi territori, che lei diceva all'inizio, ormai abbiamo dimenticato, ed è vero, sottoscrivo quello che lei ha detto, in questi luoghi continua ad esistere la città. E cosa vuol dire continua ad esistere la adesso città? Glielo chiedo a brevissimo, glielo chiedo a brevissimo che cosa vuol dire, perché è una riflessione veramente importante. Vorrei semplicemente arrivarci con un po' più di gradualità, tornando a puntare la nostra lente di ingrandimento sui fatti, diciamo, drammatici che stanno tenendo banco sulle cronache in queste ore. Perché lei diceva, mi ha colpito quello che ha detto, Prima Valle ha le spalle larghe, non ne ha viste tante
parte dagli anni 50 in poi, ma in queste ore, l'abbiamo visto anche nei notiziari televisivi, sono tante le interviste agli abitanti, immagino che anche lei si sia trovato per le strade a dire qualcosa. Ecco, che cosa stanno dicendo gli abitanti di Primavalle? Beh, gli abitanti di Primavalle hanno anzitutto, sono stati tutti colpiti. Primavalle è un, come tutte le altre borgate ufficiali per certi versi, ha un forte senso di comunità. Cioè, se c'è un luogo o se ci sono dei luoghi in una città come Roma, che si è espansa oltre ogni misura, oltre ogni leggibilità, dove persiste un sentimento di comunità o ancora c'è il tentativo, si aspira ancora a riconoscersi nei luoghi dove si vive, questa è certamente Primavalle. Dunque gli abitanti sono tutti colpiti estremamente da questo fatto. Anzi, io volevo approfittare di questa occasione per esprimere empatia con la famiglia di Michelle Maria Causo, cioè non solidarietà, ma empatia. Ecco, uso questa parola per dire che quel dolore è anche il mio, cioè è il mio dolore, è un dolore fortissimo. Questo significa vivere, sentire la territorialità, cioè essere colpiti per i fatti che dentro questa comunità, dentro questo territorio si svolgono. Perché questo, quindi, evidentemente questo ci riguarda, evidentemente ci riguarda. Ecco, mentre noi portiamo lo sguardo, il cuore, e proviamo a ritrovare questa empatia per i fatti che sono avvenuti tra Torrevecchia e Primavalle, c'è la Francia che nuovamente si infiamma. È l'occasione, purtroppo, la tragedia è stata l'uccisione di un ragazzo di 17 anni che non si era fermato a un posto di blocco da parte di un agente di polizia francese, apparentemente un omicidio veramente a sangue freddo documentato in video. Le banlieue, che sono i sobborghi, che sono nati, cresciuti a dismisura ai margini delle grandi città, sono di nuovo infuocate. Macron ha abbandonato il Consiglio europeo per presiedere un consiglio d'emergenza, insomma c'è un coprifuoco nelle zone di Parigi. Vorrei chiederle, questi sobborghi sono sobborghi che sono stati un centro grande di immigrazione, le banlieue francesi, però quanto le nostre periferie, i nostri sobborghi stanno andando in quella direzione, assomigliano forse alle banlieue francesi? Ma dice a me, chiede a me? Sì, sì, certo, lei è il nostro esperto, la nostra guida sul tema. No, ma secondo me non c'è molta, diciamo, attinenza, nel senso che l'unica attinenza possibile è con un fortissimo senso di assenza di società. Questo è l'elemento che hanno in comune questi due luoghi. Poi, come vede, le reazioni sono molto diverse, perché è diverso il tessuto delle migrazioni, è diverso il modo in cui queste migrazioni hanno trovato integrazione in Francia piuttosto che in Italia e a Roma in particolare. Dunque le storie in realtà sono molto diverse. Uguale però è il disagio, cioè l'assoluta mancanza di opportunità. Questi territori, io le dicevo, fino a prima della pandemia, usiamo questo, diciamo, spartiacque, la pandemia ha steso un velo sulle relazioni, no? Ha impedito per 2 anni, per motivi di igiene, salute, sì, per tutela, la sicurezza. Però di fatto ha impedito lo svolgersi delle relazioni umane. E adesso quello che succedeva prima, Primavalle, era un continuo... c'era una serie molto ampia di situazioni effervescenti in senso buono, cioè vitali, di associazionismo, persone che si prendevano cura del territorio, che cercavano la storia del territorio, che abbellivano il territorio. C'era un gruppo che faceva i graffiti, un altro che c'era una scuola di musica. Io ho intercettato tutti questi momenti di effervescenza culturale come delle possibili tentativi di riscattare i 30 anni di sfacelo che le politiche neoliberiste hanno portato avanti un po' ovunque in Occidente, cioè un lento, è stato dalla metà degli anni 90 fino appunto al 2020, un lento massacro di quelle che sono tutte le forme della socialità, sia dal punto di vista delle tutele nel mondo del lavoro,
delle tutele dal punto di vista sanitario, cioè lo smantellamento progressivo della sanità pubblica, di tutto ciò che è pubblico, cioè sociale, cioè comune, bene comune, è stato smantellato e parallelamente si è portata avanti questa ipotesi dell'esserci attraverso il social network, attraverso la virtualità. Dove, con i risultati che stiamo vedendo. Io la ringrazio, professor Albanese, tra l'altro insomma, poi alla fine ci ha portato dove lei insomma, aveva portato l'attenzione poc'anzi, cioè all'idea che veramente la rinascita della città, la ricomposizione del tessuto deve partire da quello sguardo, da quella presenza nelle cosiddette periferie, ce l'ha spiegato molto bene, tra l'altro in qualche modo ci ha anche introdotto al nuovo tema che è quello dell'approfondimento, che lascio insomma che sia il nostro Simone Lombardo ad esporci. Grazie ancora professore Albanese. Ecco, stiamo appunto per cambiare tema e parleremo di un tema a noi caro, faremo il punto sulle tante difficoltà del nostro sistema sanitario nazionale, quindi vi chiediamo di partecipare. Perché? Perché davanti alle liste d'attesa interminabili, davanti ai medici che scappano, sono sempre di più le persone che si rivolgono alle strutture private. Ecco, chiederei su questo alla nostra regia di mandare un cartello che abbiamo preparato apposta per voi. Ecco, guardate. In media ogni famiglia spende di tasca propria 220 euro all'anno per curarsi. Il centro di ricerca Cergas Bocconi, che monitora il Servizio Sanitario Nazionale, stima che 3 famiglie su 10 rischiano di scivolare sotto la soglia della povertà a causa proprio delle spese impreviste per la salute. Il 9% di queste ha speso in salute quasi la metà di tutti i risparmi. Questi sono i dati. Quindi vogliamo sentire un po' il vostro punto di vista sull'argomento. Vi aspettiamo su WhatsApp 348 30 70 345, il numero attivo. Poi ci sono i social e ovviamente la nostra mail di redazione. Grazie, grazie Simone. Allora andiamo brevemente in pubblicità e poi torniamo qui. Torniamo a parlare di come possiamo tutelare quel patrimonio che è il servizio sanitario pubblico, che si fonda sull'articolo 32 della Costituzione, che riconosce e tutela anche le cure gratuite per gli indigenti. Allora, tra pochissimo. Eccoci, siamo rientrati in studio sul tema del nostro approfondimento e qui la storia è purtroppo ci arcinota, liste d'attesa infinite, pronto soccorso al collasso, medici in fuga dal pubblico, medici di base che non si trovano, che vanno in pensione ma non ci sono poi altri medici con cui sostituirli, numero insufficiente di infermieri, sempre più cittadini costretti a pagare di tasca propria ecografie, risonanze e intorno a noi servizi privati che si autodefiniscono e nascono come tali di pronto soccorso. Allora abbiamo parecchio di cui parlare, vogliamo guardare dentro la cartella clinica della nostra sanità pubblica, lo facciamo con l'aiuto della collega Elisa Manacorda, che sono felice di riavere qui in studio in presenza, fondatrice e direttrice di Galileo.it. Elisa, bentornata. Grazie. Collegato con noi, e anche qui sono molto contenta di ritrovarlo, il dottor Mario Guarino, dirigente al pronto soccorso e direttore di SMU School Simeu, Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza. Dottor Guarino, bentornato. Grazie a voi per l'invito, ben tornati a voi. Benissimo, allora Elisa, partiamo da una provocazione, i cosiddetti servizi privati di pronto soccorso, perché sembrerebbe esserne nato uno proprio a Brescia. Sì, diciamo che queste sono cose che stanno succedendo per esempio in Lombardia da tempo, in Piemonte, anche nel Lazio. Il presidente Rocca ha da poco licenziato un piano per la gestione del sovraffollamento dei pronto soccorso. In realtà ci sono delle ragioni dietro questo e sappiamo che i pronto soccorso sono effettivamente abbastanza malmessi. Certo è che seppure questa può essere una soluzione, forse la prima cosa sarebbe investire sui pronto soccorso pubblici, anche perché questo significa, nella fattispecie nel Lazio, dirottare le persone che accedono al pronto soccorso su altre strutture della capitale, naturalmente a cui vengono dati anche dei finanziamenti ingenti, quindi ecco, è una soluzione, ma forse se ne possono trovare anche altre. Prima di arrivare insomma alla privatizzazione anche di questo settore,
dottore, però so che il dottor Guarino, insomma, quella privatizzazione, almeno dei pronto soccorso, non la vede tanto possibile e che, insomma, ci tiene a sottolineare quanto poi il pronto soccorso, a prescindere dal grado di disorganizzazione, di affanno che è arrivato proprio ai livelli massimi, da lunghe attese, resta veramente, insomma, Elisa Estra d'accordo, l'unico presidio possibile per i cittadini, i pazienti. Infatti io non credo che sia una soluzione. È veramente un falso. Quel pronto soccorso di fatto non è un pronto soccorso, ma sostituisce le attività ambulatoriali, se vogliamo quelli del medico di famiglia e degli specialisti ambulatoriali, ma non certo i casi gravi, che sono quelli che poi si dovrebbero rivolgere al pronto soccorso. Quindi non è assolutamente una risposta al problema, ma semmai un tentativo di sottrarre ulteriore risorse al Servizio Sanitario Nazionale, che è vero in grande affanno, e su cui bisogna investire se vogliamo ritenere l'Italia una società civile, costruendosi quattro pilastri che la mantengono, che è la stampa, e siamo a casa vostra, la giustizia, la scuola e la sanità, la salute pubblica, che vuol dire per tutti, senza nessuna differenza. Perché io poi mi chiedo, attraverso la privatizzazione di momenti fondamentali del cittadino in quanto essere civico, ma il vecchietto novantenne con la demenza allettato, con le piaghe, che fa magari una sepsi delle vie urinarie, una polmonite, ma quale assicurazione presta soccorso, certo, a questa, certo, persona? E quale dubbio. Pronto soccorso privato lo accetta se non caccia prima i soldi che non ha? Non Quindi, c'è dubbio. È quello che ha detto. Non è una soluzione. Non è uno slogan, è pieno di sostanza, e insomma lo dimostreremo in questa puntata. Certo, a subire le conseguenze in una sanità pubblica che è progressivamente stata definanziata negli anni, che perde pezzi, sono i pazienti che hanno difficoltà a ottenere visite specialistiche, ad accedere agli esami diagnostici. Noi stiamo andati a sentire che cosa potevano raccontarci alcuni cittadini dalla sala d'attesa del loro medico di base, del loro medico curante. Sentiamo. Io ho dei problemi di salute e mi hanno detto fino al 2024 non c'è niente da fare. Sto parlando di un addome, che naturalmente è un addome completo perché ho dei grossi problemi di dolori. Naturalmente la ricetta del medico dice una cosa urgente entro 30 giorni, ma non hanno tenuto conto di nulla. A Casalbertone finalmente mi hanno dato un appuntamento all'11/12/2023 e sto continuamente con le coliche addominali. La colonoscopia proprio non se ne parla proprio, non c'è posto da nessuna parte, non hanno neanche stabilito una data, non c'è posto. Ma se però uno va in intramenia, allora purtroppo in intramenia sappiamo tutti che ci vanno i soldi. Da pensionati i soldi non è che poi ce ne siano gran tanti per poter assistere alla salute. Ho problemi legati alla colonna vertebrale e alla schiena da quando ero piccolina. Ho cercato di farmi seguire da un centro per quanto riguarda la colonna vertebrale, le ernie, insomma, però è difficile proprio prendere appuntamento. Andare in pronto soccorso in emergenza è molto limitato, nel senso che vai al pronto soccorso e fai delle attese lunghissime. Ci dicono che dobbiamo evitare gli affollamenti del pronto soccorso, ma come facciamo se non abbiamo la possibilità neanche di predisporre un ricovero, oppure quando mettiamo i cosiddetti codici di priorità sulle ricette, questi codici mai vengono rispettati, non riusciamo per esempio ad avere una visita specialistica in 60 giorni, una prestazione diagnostica in 30 giorni, oppure se mettiamo addirittura una lettera B di breve che in 10 giorni ci occorrerebbe avere una risposta. Dicono, il CUP dice al paziente che può in pratica tornare andare il prossimo anno. Ultimamente il problema che mi si pone è il foro maculare. Mi hanno detto, guardi che lei si deve operare di corsa altrimenti perde l'occhio. Però dove mi opero? Allora, a Roma non riesco a prenotarmi all'oftalmico o in altri ospedali che sono appunto delle eccellenze. Perché? Il CUP mi risponde, non abbiamo contatti, non abbiamo liste, non abbiamo conoscenza della loro disponibilità. Quindi praticamente mi hanno detto, deve andare a Genova.
Certo, chi può va nel privato, chi non può aspetta. Quindi noi stiamo costruendo una sanità pubblica povera per i poveri, perché ormai nella sanità pubblica vanno solamente gli esenti, ticket e che aspettano anni. Elisa, chi può va nel privato, chi non ha soldi non si cura. A questo punto come siamo arrivati? Siamo arrivati con una progressiva un progressivo definanziamento del sistema sanitario nazionale. In 10 anni si calcola che si siano persi circa 30 miliardi di euro, e adesso le cose non vanno meglio. Adesso il finanziamento è circa il 7% del prodotto interno lordo, ma il DEF che prevede poi le spese degli anni a venire vede queste spese ancora calare, una percentuale che passerà al 6,3% fino al 6,2% del 2025. Che rispetto agli altri paesi europei, per dare gli altri una paesi europei hanno il 7% di un PIL maggiore, quindi come dire è le anche più alto. Il presidente dell'ordine dei medici, il dottor Anelli, ha detto che noi dovremmo arrivare al 9% del nostro PIL, quindi siamo molto lontani. Dottor Guarino, la dottoressa medico di base si è espressa molto chiaramente, ha detto: noi medici di famiglia siamo perfettamente consapevoli che non dobbiamo ingolfare pronto soccorso, ma poi ci troviamo ad operare anche i codici di urgenza, non vengono rispettati, in condizioni tali che fanno sì che siamo costretti in qualche modo a indirizzare i nostri pazienti lì. Quindi come usciamo da questo cortocircuito? Ma soltanto con gli investimenti, ognuno deve fare la sua parte. La medicina di base, la medicina del territorio, deve agire attraverso l'implementazione tecnologica. Non basta più solo l'esame obiettivo sul singolo paziente. I medici di medicina generale devono essere pronti ad utilizzare l'ecografo, a fare l'elettrocardiogramma, la spirometria, e si stanno formando su questo. Il famoso tema medicina ospedaliera, medicina territorio, il rapporto territorio-ospedale da sempre dibattuto, va ripreso, ma va costruito con delle risorse, perché altrimenti parliamo di nulla. Siccome la medicina riguarda persone e tecnologia insieme, i fabbisogni dell'uno devono inevitabilmente andare insieme ai fabbisogni dell'altro, quindi l'avanzamento tecnologico che richiede investimenti è fondamentale. Investimenti tecnologici, ma anche sulle risorse umane. Perché molti medici scappano nel privato? Secondo me fallendo nei confronti delle proprie famiglie. Questo è un pensiero mio personale che faccio anche, che vi espongo. È un fallimento perché si insegna la non dignità ai propri figli. Sì. Se si nega. Ecco, abbiamo perso sul più bello. Sì, allora, aggiustiamo l'audio. Facciamo così, dottor Guarino. Andiamo in pubblicità. Approfittiamo del tempo per aggiustare l'audio. Tanto il tema di questo ultimo blocco ce l'ha introdotto lei. Andiamo a guardare al perché i medici abbandonano il pubblico e perché scarseggiano appunto medici e infermieri. A tra pochissimo. Eccoci di nuovo in studio e continuiamo a guardare dentro la cartella clinica del nostro servizio sanitario pubblico, e siamo arrivati a un punto nevralgico che è quello della carenza di personale. Il nostro Rosario Sardella è andato a incontrare chi a lungo ha operato nel pronto soccorso pubblico, naturalmente poi ne è fuggito. Vediamo perché. Per quasi 20 anni ho fatto parte del sistema sanitario nazionale, ho lavorato in un ospedale pubblico, al pronto soccorso e al 118. A gennaio di quest'anno ho deciso però di dare le dimissioni. Aver dato le dimissioni è riconducibile a più di un motivo. Il principale è il sovraffollamento dei pronto soccorsi, perché ci siamo trovati tutti a dover lavorare per oltre il 90% degli accessi che arrivano in modo inappropriato. Siamo pochi, i medici sono pochissimi, gli infermieri, anche questi, sono molto pochi, e anche gli OS sono pochi, perché non c'è una corsa per venire proprio a lavorare in pronto soccorso. Anzi, in tutti i pronto soccorsi d'Italia c'è una bella fuga a andare via. Nella mia esperienza la parte più difficile del lavoro è stata sempre la notte. La notte le risorse sono ancora minori, le richieste invece di accesso sono le stesse spesso che abbiamo di giorno. Questo è un lavoro che si fa anche di notte, ma io dopo 20 anni di notte proprio cominciavo
a ridurre proprio anche le mie capacità, ecco, lavorative. Un altro punto importante è la mancanza di riconoscimento. E pensare che noi eravamo gli eroi del Covid, cioè quindi in quei 2-3 anni in cui tutti ci chiamavano eroi, in cui tutti ci avevano fatto grandissime promesse, quindi ho maturato questa volontà di dimettermi dal sistema sanitario nazionale e di cominciare a fare il medico da privato. Ci sono tantissime offerte, la mia scelta invece è stata quella di rimanere proprio privato e di farlo in uno studio mio. Se mi dovessero chiedere, ma come impegno economico è migliorata e peggiorata, ma ho ridotto tantissimo l'orario di lavoro e lo stipendio più o meno è rimasto lo stesso. Cosa ci ho guadagnato? In orari di vita, orario vero di vita, perché posso stare di più con la mia famiglia, posso poi impegnarmi in altro. Ecco, dottor Guarino, lei lavora al pronto soccorso, quindi posso immaginare che una testimonianza come quella non la lasci affatto indifferente, ma vorrei capire con lei se è per quello che abbiamo sentito, che poi i ragazzi, i giovani, questa strada non la vogliono quasi più scegliere, nel senso che le borse di studio sono state aumentate, però poi si disertano i concorsi. Ma è proprio per la qualità di vita, non per la tipologia del lavoro. La medicina d'urgenza è una branca bellissima, il problema l'ha detto il collega Riccardo, che è un carissimo amico tra l'altro, che ha fatto una scelta etica, non è andato in una struttura privata, lui lavora proprio in privato, quindi a differenza di quello che dicevo prima, è la qualità di vita, gli accessi inappropriati, che secondo me è un termine inadatto, perché inappropriato è quell'accesso che arriva in pronto soccorso, quella persona che arriva in pronto soccorso che avrebbe un'alternativa sul territorio e non l'ha utilizzata, allora è inappropriato. Invece i nostri accessi sono inadeguati, non sono inappropriati, perché non trovano una risposta sul territorio, ma perché mancano le risorse, perché gran parte delle risorse adesso sono shiftate verso strutture private che, come dire, come il canto delle sirene, poi molto spesso per quanto riguarda l'emergenza non possono dare alcuna risposta, questo è inevitabile. E quindi non sono i 20 anni di notte, Riccardo è un grandissimo lavoratore, è la qualità di vita legata ad un mancato riconoscimento del valore del pronto soccorso, che fa proprio, cammina pari passo con il valore della salute, che non è un utile, è un valore fine a se stesso, viva Dio, nel senso buono, un valore assoluto. E quante volte Elisa Manacorla, il dottor Guarino ci ha spiegato quanto il pronto soccorso è proprio quella linea di confine spesso per i pazienti tra riuscire a restare in vita e non farcelo, insomma, quanto è la nostra zattera di salvataggio, è la prima posto zattera a cui noi ci rivolgiamo quando veramente sentiamo di avere un problema serio, ecco, quindi. Elisa, e così come i giovani hanno difficoltà a vedersi, a immaginarsi in questo tipo di scelta professionale e magari la disertano ed è un peccato, lo stesso accade per la scelta della professione di infermiere? A noi mancano centinaia di migliaia di infermieri. Perché? Ma sì, perché sostanzialmente è un mestiere che non viene ritenuto adeguatamente riconosciuto, perché lavorare appunto all'interno del pubblico rispetto a quello che succede in altri paesi c'è una differenza di stipendio. Altri paesi sono riusciti a supplire anche con arrivi dall'estero. Nel nostro paese questa cosa succede molto, molto poco, e quindi abbiamo una carenza di infermieri che potrebbero molto bene supplire ad alcune funzioni che vengono fatte nei pronto soccorso, nei reparti, eccetera, degli infermieri specializzati, e però purtroppo non li abbiamo. Ecco, e mettiamo anche questo tassello sul tavolo, e intanto ovviamente la cosa ci tocca tutti, quindi ci state scrivendo, Simone. Eh sì, quanto ci costa questa salute, Gabriella? Ci costa tanto, dicono i nostri telespettatori. Giusto per darvi qualche numero, 250 euro di farmaci dopo un intervento alla cataratta, 1000 euro di visite praticamente inutili o comunque inefficaci, con una proposta di intervento immediato a soli 4000 euro. Ma queste sono solo alcune delle cifre che ci stanno consegnando i nostri telespettatori. Poi tante, tante lamentele. Alcuni ci dicono, ma non si era detto che dopo la pandemia si sarebbe investito nella sanità pubblica, altri che invece si lamentano dell'intramenia, questa poi è un'altra, come dire, un altro capitolo. Però va detto, Gabriella, questo ecco lo diciamo,
che non ci sono solo aspetti negativi, ci sono anche esperienze positive, e per questo vorrei affidarmi, ecco, alle parole dello scrittore Rumiz, Paolo Rumiz, che proprio su Repubblica ha raccontato la sua esperienza personale e dice: aspettando il mio turno nell'ospedale di Trieste ho assistito, torcendo il collo, allo spettacolo di un esercito di medici, infermieri e personale sanitario sfinito dai turni e travolto da una perenne emergenza che, nonostante tutto, non mi faceva sentire un numero, si preoccupava di me e mi chiamava per nome senza conoscermi, una confraternita dell'accoglienza, così l'ha chiamata, davanti alla quale non ero un cliente ma venivo investito del rango di cittadino avente diritto. Quindi, insomma, ci sono anche esperienze positive, questo chiaramente. Non c'è dubbio, ed è importante anche ricordarle, raccontarle. Siamo alle battute finali, dottor Guarino. Qui è bello che, insomma, malgrado le difficoltà del pronto soccorso, Rumiz abbia evidenziato che l'umanità, diciamo, quello che fa la differenza. E, diciamo, questa domanda è una domanda un po', una curiosità umana. Come si resiste al pronto soccorso, che lei lo sta facendo, malgrado tutte queste difficoltà, l'affanno, i turni massacranti? Guardi, è una domanda a cui non so rispondere, ma probabilmente ha risposto proprio Paolo Rumiz, che aprirà il nostro prossimo congresso nazionale, e lo ringrazio pubblicamente, di quello che è un manifesto. Sulle chat dei medici d'urgenza quell'articolo è diventato davvero un manifesto. Sono le storie dei malati che ci portano avanti, non è il romanticismo, è la realtà. L'essenza del nostro lavoro, e se la vogliamo vedere in termini educativi, mi riallaccio agli interventi di prima, io sono cresciuto nel quartiere di Scampia, naturalmente conosciuto come un quartiere degradato, ma dove c'è tanta energia. Bene, noi abbiamo portato anche lì, nelle scuole di Scampia, le attività di primo soccorso, per far capire che il pronto soccorso è un presidio che va tutelato in tutto e per tutto, perché accoglie le persone nel massimo momento della peggiore difficoltà, non conoscendo le persone che le accoglieranno. E però, come ha detto giustamente Paolo Rumiz, è un esercito meraviglioso di persone che ci mette la faccia ora, minuto e sempre, e non chiede soldi. Ecco, bellissimo da ascoltare questo. Elisa, abbiamo sentito il punto di vista, abbiamo un po' intravisto il cuore di un medico. Vediamo il punto di vista del paziente per domandarci, mentre aspettiamo gli investimenti, risorse, più o meno la parola risorse, dottor Guarino l'ha usata una decina di volte, le stavo contando prima, mentre attendiamo gli investimenti, misura sulla medicina territoriale, quella preventiva, noi a che cosa ci aggrappiamo per conservare la nostra fiducia nel servizio pubblico? Ma diciamo, quando siamo, come diceva il dottor Guarino, nel momento di massima urgenza, le persone in camice bianco che ci accolgono sono veramente in quel momento i nostri eroi. Più che eroi, però, questo l'abbiamo detto, dovrebbero essere delle persone adeguatamente retribuite, adeguatamente valorizzate, in modo che chi si reca al pronto soccorso trovi delle persone non sfinite dai turni, che sono sempre naturalmente disponibili, ma che abbiano tutti gli strumenti per occuparsi di noi che siamo in un momento di difficoltà nel miglior modo possibile, e per questo servono risorse. Grazie, ecco, sulla parola risorse finiamo, non può essere altrimenti. Vedremo nel corso delle prossime puntate, della prossima stagione, come andranno non solo spese, dove verranno trovate, come saranno orientate queste risorse. Speriamo nella giusta direzione. Io ringrazio il dottor Mario Guarino, ringrazio Elisa Manacorda che ci hanno guidato in questa riflessione, tutti voi che avete contribuito. Noi ci siamo qui in studio dal lunedì al venerdì alle 15:15 e vi aspettiamo. Grazie a tutti.